Allora, buonasera a tutte e a tutti, benvenuti e benvenute al 175esimo mercoledì di Nexa. Questa sera parleremo di sostenibilità ambientale del digitale. A farlo sarà Giovanna Sissa, che ringraziamo. Giovanna Sissa ha un dottorato di ricerca in informatica e docente al corso di ricerca in Science and Technology dell'Università di Genova, è esperta per la Commissione europea sulle tematiche. Questa sera ci parlerà del suo ultimo libro, Le emissioni segrete, l'impatto ambientale dell'universo digitale. E quindi grazie in anticipo per essere venuta da Genova a presentare il tuo libro. Come di consueto, ricordo che questo incontro è registrato. E durerà 2 ore, la prima ora all'incirca è di presentazione, poi seguirà il dibattito. Ricordo che anche chi è collegato da remoto nella stanza virtuale può partecipare al dibattito prenotandosi per una domanda al microfono oppure scrivendo la propria domanda in chat. Per noi qui presenti c'è la tradizione di presentarci uno ad uno per chi volesse, ecco, alla presentatrice, di modo che possa sapere chi la sta ascoltando, almeno qui nella stanza fisica del centro Mensa. Allora, inizio io sono Antonio Vetrò, sono docente di ingegneria informatica qui al Politecnico di Torino, mi occupo di sviluppo responsabile di sistemi informatici e sono Nexa da parecchio tempo. Io mi chiamo Ludovica Paseri, sono assegnista di ricerca al Dipartimento di Giurisprudenza di Mito, in Filosofia del Diritto e Informatica Giuridica. Giacomo Conti, Project Manager, qua al Centro Nexa. Nica Difo, Team Manager del Centro Nexa, Ingegneria Informatica. Vado che Valentina, mi occupo della comunicazione qui al Centro Nexa. Marco Rondina, sono un ingegnere informatico e dottorando qui al Centro Nexa in un gruppo di responsable. Maurizio Borghi, sono il condirettore del Centro Nexa e sono dalla parte giuridica del centro, quindi sono giurisprudenza, insegno di diritto della proprietà intellettuale e diritto di istituzione. Pietro Terma, ben noto a Giovanna, economista, un po' in pensione, da qualche Maria Berga, amica di Giovanna, docente, così adesso sono più saltuariamente presso l'Università di Torino, in quanto sono in pensione, mi sono occupata di varie cose, ho insegnato sociologia economica e sociologia delle reti telematiche, conosco Nexa da molto tempo. Bene. Grazie. Grazie. So, stiamo facendo un giro di presentazione, non so se anche l'ultimo arrivato vuole Sì. presentarsi. Io mi chiamo Federico Morena, studio giurisprudenza in università, conosco Nexa da tanto, adesso lavoro in un comune di Torino come amministrativo e diciamo, era un po' che non venivo, ma si rincontrano sempre volti conosciuti, le Bentornato situazioni allora. piacevoli, grazie. Va bene, allora a questo punto Giovanna, lascio a te la parola, grazie. Beh, innanzitutto grazie dell'invito. Spero di riuscire a esprimermi, diciamo, coerentemente con il vostro centro, che conosco perché apprezzo il tempo. Ho appena visto il rapporto di Stefano Dorotta, appena in fondo, e mi ha fatto molto piacere. Dunque, questo libro. Di parlerò molto brevemente di alcune argomenti che tratta, è essenzialmente un libro divulgativo, è stato uno sforzo notevole fare un testo divulgativo su questo argomento, perché riprende tante cose ed è un tema fortemente pluridisciplinare e interdisciplinare che lo rende da una parte complessa e interessante. Il titolo è un titolo un po' provocatorio, per ovvi motivi.
l'idea che mi serve per poi nel settore ICT non siano mai state considerate un granché, non siano mai state prese troppo in considerazione, che quindi finiscano per essere poco note, se non vabbè, sconosciute quantomeno agli utenti finali, ma spesso anche agli stakeholder del settore. Siamo abituati a pensare al mondo digitale come un mondo immateriale, ma in realtà è fatto di dispositivi individuali, data center, dovrò di server, infrastrutture di calcolo, computer, telecomunicazioni, che consentono a persone e utenti di connettersi tramite internet, ovvero tutto ciò che costituisce un universo digitale contribuisce in realtà a un impatto ambientale, contribuisce al riscaldamento globale, all'inquinamento e al depauperamento di risorse digitali. Io mi concentrerò sul primo punto, anche se i tre aspetti dell'impatto ambientale sono intimamente connessi fra di loro e ne faremo rapidamente cenno. Partiamo subito da una questione ambientale. Cosa c'entra l'energia con la CO2, le emissioni di gas serra e il riscaldamento globale? Prometto che ne parlo solo adesso. Diciamo che da quando esiste la società industriale c'è stata una grande richiesta di energia che l'uomo ha soddisfatto bruciando le risorse che aveva a disposizione, più economiche, il carbone. Questa nella combustione fra carbone e carbone e ossigeno si sviluppa fra l'altro un gas di scarto che è l'ossido di carbonio e di carbonica, o CO2 che dir si voglia. È un gas che di per sé non è un inquinante, che è sempre stato prodotto, non lo bruciamo respirando, la terra è in grado di assorbirne una certa quantità, ma il problema è che una certa quantità, non un aumento come quello che c'è stato. È un gas opaco, ovvero un gas che assorbe e non trasmette l'energia che arriva dal sole e che rimbalzando sulla terra è quella che è responsabile, diciamo, della temperatura sulla Terra. Storicamente, fino alla società, all'inizio dell'era industriale, del CO2 che veniva prodotta era in qualche modo in equilibrio e ne veniva trattenuta in atmosfera la quantità giusta per avere una temperatura vivibile sulla Terra. Se non ce ne fosse stata in atmosfera, la temperatura terrestre sarebbe stata troppo fredda. Quello che è successo è che aumentando la sua quantità e la sua concentrazione, non solo della CO2 ma anche di altri sei gas che si chiamano appunto gas effetto serra, quindi GHG, questo ha fatto sì che la frazione che si trattiene è troppo elevata, e questo l'effetto è che si produce il riscaldamento globale, un aumento delle temperature della superficie della Terra. Fra i gas serra, c'è uno responsabile di circa l'80% delle emissioni, e come dicevamo, la Terra è in grado di assorbire solo una parte di gas serra. Quelli che non sono riassorbiti dagli oceani o da altri meccanismi biologici del nostro pianeta, cosa fanno? Si accumulano nell'atmosfera. E la concentrazione in atmosfera, come vedete dal grafico, è aumentata in modo incredibile dall'inizio dell'era industriale e in particolare dal dopoguerra, dagli anni 70. Prima ha iniziato a crescere un pochino e poi ha iniziato a crescere rapidissimamente e continua a crescere rapidissimamente. E questo è il problema. Viene espressa in parti per milione, siamo arrivati a delle concentrazioni che sono molto, certamente molto, molto alte, di 450 parti per milione, quando diciamo, l'ambiente naturale della Terra prevedeva una concentrazione fra i 180 e le 280 parti per milione.
quindi non è una decisione negativa. E la cosa più preoccupante è che continua questa. Che cos'è l'impronta di carbonio? Mi sentiamo spesso parlare. È un parametro che stima quanti gas serra vengono causati da un prodotto, da un servizio, da un'attività, ed è espresso in termini di tonnellate di CO2 equivalente. Dicevamo che il gas serra, che non c'è soltanto il CO2, ci sono altri sei gas serra, tra cui il metano, hanno tutti lo stesso effetto di trattenere in atmosfera il calore, e quindi vanno considerati tutti. L'impronta di carbonio viene prodotta appunto da qualsiasi cosa, prodotto, servizio, attività, durante tutto il ciclo di vita di questa qualcosa, quindi in fase di produzione, in fase di utilizzo e in fase di fine vita, di smaltimento finale. Quindi dobbiamo tenere presente queste tre mega fasi del ciclo di vita ed essere capaci di calcolarla in ciascuna di queste fasi. Allora, rapidamente, sappiamo che i dispositivi e apparecchiature digitali sono estremamente complessi, sono tra gli oggetti più complessi che siano stati mai realizzati. Quindi il loro ciclo di vita è estremamente articolato, le fasi in cui si compone produzione e tutto il ciclo di vita del dispositivo per i digitali è fatto di estrazione, progettazione, produzione, assemblaggio, trasporto, uso, smaltimento finale, e per queste attività ogni fase si articola in tante attività che sono tanto più complesse, interdipendenti e distribuite globalmente quanto più il prodotto è all'avanguardia, e l'ICT, i prodotti dell'ICT sono condannati, diciamo, a mantenere questa necessità di essere all'avanguardia ancora per molto tempo. Inoltre, sappiamo che i dispositivi devono essere sempre più piccoli, sempre più veloci, dotati di sempre nuove funzioni, e vengono connessi sempre più oggetti, quindi anche le infrastrutture di telecomunicazione devono diventare più potenti per supportare tutto ciò. La miniaturizzazione è alla base dello sviluppo incredibile dell'informatica negli ultimi 50 anni. Miniaturizzazione sempre più spinta significa utilizzare un numero sempre maggiore di materiali, per quello che stiamo in natura, la quasi totalità, e in quantità sempre più esigue. Questi due aspetti vanno insieme e hanno delle implicazioni in tutto il life cycle dei dispositivi, nel senso che costruire oggetti miniaturizzati ha un'impronta ambientale molto elevata, ce l'ha nella costruzione e ce l'ha nella trasmissione in modo, diciamo, simmetrico. Sappiamo che mediamente una famiglia americana possiede 11-12 dispositivi collegati, un solo tablet, computer, telefoni cellulari, ma anche apparati, orologi intelligenti, sotto il videogioco, assistenti virtuali, sensori, telecamere, e che l'internet degli oggetti connette tutto, con i semafori, l'illuminazione di una smart city, gli elettrodomestici, cellulari, qualche di un appartamento, eccetera. E questo numero di oggetti connessi aumenta vertiginosamente. Beh, sono piccoli, alcuni di essi, comunque sono tutti responsabili di emissioni. Le emissioni di carbonio vengono raggruppate in due categorie: emissioni incorporate ed emissioni operative. Le emissioni incorporate sono quelle che derivano dai processi di produzione, trasporto e smaltimento, l'utilizzo di energia primaria necessaria per costruire, trasportare e smaltire qualcosa. Mentre le emissioni operative derivano dall'energia in fase di utilizzo. Immaginerete tutti che quando parliamo, per esempio, di data center, le emissioni d'uso sono molto, molto pesanti. Vanno tenute in considerazione tutte nel bilancio dell'impronta di carbonio. Quindi le emissioni incorporate includono quelle che derivano da tutte le fasi del ciclo di vita tranne che dall'uso. In altre parole,
quando l'oggetto è stato costruito, anche se non lo useremo mai, è responsabile solo perché esiste di emissioni congelate. Se consideriamo, no, il tempo di vita media di un paio d'anni con uno smartphone, di qualcosa di più per un laptop, le emissioni incorporate sono responsabili di circa l'80% di questi dispositivi, un po' meno, un 60% del territorio emesso. Questo perché? Perché il periodo d'uso non è molto lungo, il turnover è frequente. Se usassimo per dei periodi più lunghi questi dispositivi, avremmo un balance fra emissioni operative e emissioni incorporate. Rapidamente, il passaggio dagli atomi ai bit, cioè l'impatto ambientale nel costruire i dispositivi. I microchip sappiamo che sono ovunque, sono il cuore di tutto, mi concentro su questi per brevità perché altrimenti il discorso si farebbe troppo lungo, ma certamente sono chiave, il cuore del mondo digitale. Sono inseriti ovunque, in oggetti, oltre che in computer, in oggetti, in esseri viventi, sono forse tra gli oggetti più straordinari, potenti, versatili, piccoli e minuscoli mai prodotti per me. Possono essere di tipo general purpose o specifici per applicazioni, come nel caso dei sistemi per quelli utilizzati nell'intelligenza artificiale. La filiera produttiva dei microchip è quanto di più complesso si possa immaginare. Molto interessante, straordinaria come sua articolazione, in quanto non solo i processi di produzione sono estremamente avanzati, ma necessitano di componenti e apparecchiature, per esempio la tecnologia di litografia ultravioletti è una tecnologia avanzatissima che necessita di apparecchiature e dispositivi a loro volta di altissimo livello e quindi per esempio un'apparecchiatura litografica EUV Extreme Ultraviolet come quello utilizzato per produrre i microchip di cui facevamo cenno prima, è realizzata con apparecchiature al top, laser, apparecchi ottici, che sono in alcuni casi hanno dei fornitori unici al mondo. Questo per dire che la complessità di produzione è una complessità di produzione che non è uguale, coinvolge un numero di subappaltatori enormi. Ed è una dimensione assolutamente globale. Si parla molto dei processi estrattivi, che sono estremamente impattanti ambientalmente, che sono legati anche a un discorso di disponibilità di risorse limitate. I processi estrattivi sono articolati, sono molto energivori, ma sono l'inizio della catena, di una catena di produzione che ha una supply chain davvero globale, lunghissima e davvero globale. Ci sono centinaia di fasi nella catena di progettazione, che è altrettanto complessa, e manifattura, che coinvolgono subappaltatori che sono distribuiti in decine di paesi del mondo. Quindi possiamo avere una miniera di quarzo in Sudafrica, da cui si estrae il silicio, che poi viene mandato in Giappone dove vengono realizzati i wafer e poi i microchip sono confezionati a Taiwan, ma l'apparecchiatura appunto litografica, fotolitografica che qui accennato è prodotta nei Paesi Bassi con delle tecnologie avanzatissime che sono di fabbricazione tedesca e così via. Tutto ciò richiede una quantità di energia enorme, commensurata alle dimensioni e al peso di quegli oggetti. Non c'è nessun prodotto di nessun tipo che abbia questa caratteristica. Così spinta.
Ed è una filiera di produzione dinamica, in quanto l'innovazione è frenetica, non si ferma, non c'è non c'è limite. Le grandi società come la TSMC o l'Nvidia devono superare se stesse in continuazione, quindi in continuazione produrre, annunciare nuovi traguardi nella geometria dei processori. È molto interessante, ma non ci può stupire, non ci deve stupire che alla fine in questa catena di produzione il totale dei combustibili bruciati sia centinaia e centinaia di volte superiore al peso finale del circuito, del campo che viene prodotto. Anche la necessità di acqua è molto elevata. Quindi alla fine, per tradurlo in numeri, diciamo che l'energia primaria necessaria per produrre uno smartphone, un grammo di smartphone, non uno smartphone, un grammo, è 80 volte superiore all'energia necessaria per produrre un altro. E in particolare chi è responsabile di più di questo sono i microchip. Sono necessari 600 megajoule di energia primaria per produrre un microchip di 2 grammi. Quindi i microchip sono delle forme di materia altamente organizzata, fabbricata utilizzando materiali di partenza con entropia elevata, un naturale disordine della materia, e quindi è necessaria una quantità enorme di energia per la trasformazione di questi materiali in forme organizzate come la Queste caratteristiche si ripercuotono, come dicevo, in tutta la vita utile dei dispositivi e si ripercuotono anche in fase di smaltimento, cioè l'economia circolare è impossibile nel settore digitale. È possibile per alcuni materiali, si riescono a recuperare alcune materie prime, ma fondamentalmente non le parti funzionali dei dispositivi, perché stiamo parlando a volte veramente di quantità infinitesimali che vengono. Quindi il processo inverso di riciclo delle materie prime è in qualche caso al limite dell'impossibile fisico e comunque con dei costi enormi, con dei costi assolutamente insostenibili. Se ne parla abbastanza poco, però è l'unico modo, a mio avviso, per rendersi conto di questa complessità e della difficoltà del costo, del fine vita e potenzialmente del riciclo, e avere presente la catena di produzione, avere presente la catena di produzione. Ovviamente anche tutte le opere, io ho parlato, parliamo spesso di per uso di uso di dispositivi utente, ma non ci sono solo gli smartphone, il computer, ci sono anche tutte le apparecchiature e le infrastrutture di rete, nonché i server, i data center, tutte le infrastrutture di calcolo che hanno le emissioni incorporate, ovvero solo per esistere, al di là dell'utilizzo, le emissioni incorporate vuol dire che solo per essere state costruite e perché esistono, sono responsabili di emissioni che non vediamo, di cui non abbiamo assolutamente cognizione, perché appunto i processi produttivi sono sparsi per il mondo, ipercomplessi, ultraglobali, dinamici, e non è sempre detto che uno possa averne contezza. Ovviamente crescendo i carichi di traffico e crescendo le richieste di elaborazione, c'è un turnover anche delle apparecchiature, questo tipo di apparecchiature è elevato, e questo produce appunto emissioni di carbonio consistenti. E poi abbiamo le prodotti di carbonio in fase d'uso, sia per quanto riguarda i dispositivi utenti finali che per quanto riguarda le infrastrutture di telecomunicazione internet, nonché le infrastrutture di calcolo e ovvero i data center. Cos'è che collega? Mentre prima era un processo di produzione che richiedeva energia, qui è consumo di elettricità. E il consumo di elettricità si collega direttamente con le emissioni di gas.
Due numeri senza perdere tempo. Se parliamo di dispositivi individuali, in un anno potremo consumare tra i 4 e gli 8 kWh di energia elettrica per ricaricare uno smartphone, un po' meno di una trentina per usare mediamente un laptop, un po' di più, 58 kWh l'anno per un uso abbastanza professionale di un PC, una TV di buona qualità ne consuma un po' di più, arriviamo a una console per videogiochi che ha energia divora e anche un bello schermo e arriviamo a 300 kWh l'anno. Vedete che per poter fornire questi numeri è necessario specificare parecchie cose, cioè è voluta la slide, è volutamente, perché altrimenti si danno dei numeri che non hanno molto, molto significato. Queste sono tutte grandezze misurabili, perché sono grandezze, ci sono anche da tenere in considerazione dei consumi elettrici dei dispositivi finali, il costo elettrico delle apparecchiature di connessione, il modem router, lo switch, l'access point, eccetera, che possono arrivare a centinaia di kilowattora all'anno. Bene, questi sono costi ambientali, sono consumi elettrici che sono sotto il nostro controllo, li paghiamo nel nostro bolletto. Si può utilizzare un misuratore elettrico di quello che si cobra, no, 5 euro da 1 euro per fare delle prove, che comunque è utile, non interessa. Ma non è finita qua, perché dobbiamo poi pensare al numero degli oggetti che abbiamo elencato prima, ai diversi miliardi esistenti e al fatto che appunto consumano in fase di produzione e in fase di uso e in fase di produzione. Ma dobbiamo considerare anche tutto ciò che riguarda l'infrastruttura di telecomunicazione, quindi la connessione alla rete di accesso, la rete di accesso e l'internet core. Non ci sono solo le fibre ottiche, ci sono i sistemi di alimentazione, ci sono i servizi ancillari. Diciamo, ci sono tutta una serie di infrastrutture e apparecchiature che a livello globale nel 2022, secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia, hanno consumato tra i 260 e i 360 terawattora di elettricità, che sono un qualcosa che sta fra l'1 e il mezzo del consumo globale di elettricità. Che non è poco per qualcosa che tendenzialmente si tende a pensare che non consumi niente per casa. E poi i data center. Beh, i data center sono delle strutture complesse, sempre più complesse. Abbiamo superato l'hyperscale, l'exascale e con l'intelligenza artificiale le dimensioni dei data center stanno crescendo ulteriormente. Sono delle infrastrutture che, oltre ai server, veri e propri oggetti che effettuano le lavorazioni, devono alimentare i sottoinsiemi di ultrafondabilità, i sistemi di ventilazione, di raffreddamento, l'antincendio, la proiezione delle reti esterne. Quindi hanno dei problemi di approvvigionamento di elettricità, spesso hanno bisogno di molta elettricità economica e affidabile, possono competere a volte con i territori per questo, spesso i data center hanno i propri centrali di produzione di energia. La stima dell'IEA, sempre per il 2022, riporta il consumo dei data center tra 240 e 340 terawattora, cioè non molto dissimile dal consumo delle infrastrutture di telecomunicazione. In realtà, secondo altri, ma secondo la ricerca della Penn Institute, questo valore è più alto ed è una delle diciamo, il consumo dei data center è uno dei dati più controverso e anche più difficile da stabilire, in quanto i data center sono strutture di società private che operano in regimi ultraconcorrenziali, non è banalissimo disporre di dati aggiornati, completi, verificabili per effettuare questi calcoli. Certamente le controversie, le vedremo fra poco, fanno sì che i numeri siano abbastanza, che ci siano degli intervalli di incertezza elevati, però quello che è sicuro che con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale
una richiesta di leadership da parte dei center sta aumentando tantissimo. Bene, quando parliamo di energia, parliamo di qualcosa che si lega alla produzione di emissioni di carbonio, non in modo univoco, perché la produzione di energia elettrica, a seconda di quali sono le fonti che sono state utilizzate per produrre l'elettricità, ha delle intensità di carbonio molto diverse. Ci sono dei fattori di conversione che trasformano appunto l'energia elettrica in GHG con dei fattori di conversione espressi in grammos, mucio, dicio, 2 equivalente su kilowattora di energia elettrica, che sono questi fattori di conversione molto diversi a seconda se stiamo utilizzando delle energie, delle fonti primarie non rinnovabili, carbone, petrolio, gas, nucleare o rinnovabili, acqua, sole, vento, biomasse. Sono molto diversi anche all'interno delle, ad esempio all'interno delle risorse rinnovabili, chi ha l'impatto minore, chi ha il fattore di conversione più basso è l'acqua come fonte primaria di energia. In realtà vengono prodotti l'energia elettrica disponibile sulle reti elettriche, di solito è prodotta in vari modi e da varie fonti, e si parla di miscele elettriche. Le miscele elettriche quindi su base geografica sono molto diverse a seconda delle zone del mondo a cui facciamo riferimento. I fattori di emissione delle reti elettriche vanno da dei valori elevati in Cina a dei valori molto più bassi in Europa. Il valore medio è di circa 400 kg CO2 equivalente su kilowattora a livello globale. Il valore globale è diminuito da 2000 a 2021 al 5%, quindi di poco, mentre in Europa è diminuito al 31%, e dove è la zona del mondo dove il miglioramento è più significativo. Questo significa che a parità di energia elettrica consumata, la produzione di emissioni di carbonio è più bassa se il fattore di conversione e la miscela è più bassa. Fa impressione vedere che in questo grafico l'intensità di carbonio per unità di energia in Polonia, per esempio, sia così più alta che, ad esempio, in Svezia. Che vuol dire che se noi facciamo la stessa attività, ci asciughiamo i capelli per un quarto d'ora, cuociamo un pollo in un forno elettrico o ricarichiamo il cellulare, la stessa attività fatta in Polonia produce oltre 10 volte le emissioni che produce se fatta in Svezia. Quindi produzione di energia elettrica si traduce in gas serra attraverso questi fattori e attraverso le miscele elettriche e le reti elettriche che utilizzano diverse fonti energetiche. Il fine vita è estremamente complesso, anche perché accenno molto rapidamente, anche perché sotto la categoria di waste che diventa in Europa, questo per l'elettricità elettronica e in Italia RAE, rifiuti e apparecchiature elettriche ed elettroniche, ci stanno tante cose, non ci stanno soltanto i computer e gli smartphone, ci stanno anche le radici e i frigoriferi. Quindi è un generale un tipo di rifiuto che cresce rapidissimamente, ne viene raccolto e riciclato in conformità alle norme soltanto il 20%, ma in realtà il riutilizzo dei materiali nel settore ICT è bassissimo. Questo significa che non solo si sprecano, si disperdono in ambiente delle sostanze che sono in quantità limitata sulla Terra, quindi c'è un problema di sostenibilità sul lungo periodo, ma tutte le emissioni che derivano dai processi estrattivi che sono elaborati, non sono soltanto l'estrazione come possiamo immaginarci, ma sono dei processi di raffinazione,
abbastanza molto energivori, va sprecato il potenziale abbattimento delle emissioni che deriverebbe da un recupero di questi materiali. Nel caso dei materiali usati nelle ICT, nella stragrande maggioranza siamo sotto l'1%, quindi vuol dire che di fatto non viene recuperato quasi nulla. Bene, tutto quello che abbiamo detto alla fine a quanto ammonta, quanto è globalmente? L'impronta complessiva del digitale è stata oggetto di parecchi studi. Io in particolare ne suggerisco uno che a mio avviso ha delle caratteristiche molto interessanti, che è una review. Studi principali che vengono pubblicati a partire dal 2015, che li analizza, li mette a confronto e da un punto di vista metodologico trova il modo di produrre un risultato che sia in qualche modo accettabile. Allora, innanzitutto gli studi che ho citato sono due di tipo industriale e uno di tipo accademico. Sono tra i principali perché effettuare delle indagini globali su questo argomento richiede molto il possesso di una quantità di dati difficili da reperire. Riporta questo studio a un'impronta complessiva dopo aver reso confrontabili gli oggetti dello studio. La questione era: ci mettiamo anche i televisori e i dispositivi di visualizzazione e intrattenimento o no? Sì, considerando anche questi, si arriva a un'impronta che sta tra 1,7 gigatonnellate di CO2 per tutto questo. Il motivo per cui mi piace segnalare questo studio è perché questo studio ha evidenziato un errore metodologico che veniva fatto abitualmente sull'argomento, che è relativo a non considerare tutta la supply chain completa, ma interrompersi a un certo punto. È uso comune nel life cycle assessment standard interrompere a un certo punto il conteggio, pensando che da un certo punto in avanti in tutta la catena di approvvigionamento non siano trascurabili i contributi. In realtà, nel caso dell'ICT, proprio per le caratteristiche di produzione che ho accennato prima, globalità, complessità, numero di attori elevatissimo e grandi dispendi energetici, questo portava a una sistematica sottovalutazione. Quindi è necessario introdurre, lo hanno fatto gli autori di questo studio, delle metodologie che siano estese dal punto di vista ambientale per riuscire a tenere conto anche dei percorsi troncati. Queste sono le emissioni globali, sono emissioni globali di tutto il mondo nel 2020, tenuto conto dell'errore di troncamento che ha aumentato molto questo valore. Le emissioni di gas serra del settore ICT si collocano fra il 2,5% e il 4%, che significa che se l'ICT fosse uno stato, sarebbe quanto stato al mondo, che messa così forse fa un po' più impressione. Il 4% può sembrare poco, ma è più del settore del traffico aereo, quindi non è poco. Per un qualcosa che si è sempre considerato. E stiamo parlando di dati al 2020, quindi dati ancora diciamo boom dell'intelligenza artificiale. I tre studi che ho rapidamente indicato hanno delle differenze notevoli nel attribuire un peso specifico ai data center nella responsabilità globale. C'è chi nello studio C è lo studio industriale, lo studio B è lo studio accademico. C'è chi nello studio su base industriale si considera che siano inferiori, nello studio accademico si considerano percentualmente invece è la componente più importante. La mia impressione personale è che lo sviluppo delle cose, lo sviluppo della tecnologia, andando appunto nella direzione dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, dia ragione in realtà allo studio accademico. Le diverse valutazioni, che sono valutazioni
che possono anche lasciare abbastanza colpiti, perché si pensa che l'informatica per definizione sia davvero informazione, quindi dovrebbe essere anche disponibile il dato sui consumi energetici e sulle emissioni, non è affatto vero. E le diversità nelle valutazioni dipendono molto anche dalle stime di crescita, delle tendenze, per esempio i miglioramenti dell'efficienza energetica e delle tecniche di elaborazione saranno in grado, certamente hanno controbilanciato le cose, ma saranno in grado di continuare i progressi tecnologici a tenere testa alla richiesta, oppure è un fenomeno che a un certo punto non sarà così marcato o ci sarà del tutto. Quindi l'aumento dei volumi di traffico inciderà sui consumi energetici e appunto l'efficienza energetica sarà in grado di controbilanciarlo, e per quanto le diversità di valutazioni sono su questo e non sono affatto. Andiamo a guardare, al di là delle stime globali, le grandi aziende del settore, quanto emettono e quanto dichiarano di emettere. Innanzitutto c'è da dire che io l'ho definita capriola verde nel mio libro, mentre fino a 15-20 anni fa, per vent'anni fa, siete proprio l'ultima delle preoccupazioni nel modo di raccontarsi di polsi delle grandi aziende, a un certo punto è diventato invece importante anche per gli investitori. Ne tengono conto, e quindi molte aziende hanno incominciato a gareggiare su chi era più green, su chi era meno, su chi emetteva di meno, non sempre con trasparenza. Il greenwashing è interessante da analizzare in questo settore perché è estremamente complicato. Dunque, se guardiamo questo studio prodotto dalla ITU e dalla World Benchmarking Alliance nel 2022, vediamo che l'uso di elettricità delle principali, sono le DIB 150 delle principali compagnie ICT, è l'1,5% del totale consumo elettrico su una quota di rinnovabile del 32%, che è una quota alta, è più alta della media. Ma non è tutto oro quello che luccica. Perché? Perché questa energia da fonte rinnovabile può essere stata utilizzata dalle big tech con un meccanismo che si chiama di energia location based, cioè energia rinnovabile comprata sul territorio, sulla stessa rete su cui funzionano i data center, oppure market based, ovvero certificati energetici non vincolati per aver acquistato energia rinnovabile prodotta altrove, cioè di fatto per aver acquistato soltanto il certificato certificato ambientale, che è quello che poi consente in fase di rendicontazione di dichiarare emissioni più basse. È un meccanismo lecito, è un meccanismo previsto nei complessi, nei complicatissimi mercati energetici, però va tenuto presente, anche perché sappiamo che le energie rinnovabili non sono presenti sulle grid in tutte le regioni del mondo, quindi se delle attività si svolgono in delle regioni del mondo dove le reti elettriche non sono elettrate con energie rinnovabili, è impossibile che il fattore di conversione corrisponda a quello. C'è anche questo meccanismo di acquisto dei certificati che si chiamano appunto, che sono certificati non vincolati. Quando si leggono le dichiarazioni ambientali delle big tech, c'è una giungla nella definizione. Termini come carbon neutral, net zero, carbon negative vengono giostrati anche a scopo, ovviamente, diciamo, di propagandare la propria azienda come la migliore.
c'è un divario nell'accessibilità, nella trasparenza dei dati relativi alle emissioni di gas serra e all'energia consumata dalle società digitali, a volte si tratta appunto di artifici contabili, come solo che accennavo prima, tramite l'acquisto sul mercato energetico di certificati rinnovabili, per cui si acquista il certificato che consente di abbattere le emissioni, ma effettivamente l'energia che si utilizza non è quello. E ripeto, è un meccanismo lecito. Qui per i giuristi chi si occupa di questi aspetti c'è molto. I mercati dell'energia sono estremamente complessi, sono globali, sono anche in continuo mutamento, sono estremamente interessanti. Questo meccanismo è un meccanismo lecito. Dove vengono rendicontate le emissioni? Nei report ESG, che sono i report, brevemente chiamati report di sostenibilità, che per alcune aziende sono di grosse dimensioni, sono obbligatori, per altre no, ma tendono di sempre di più a diventare molto importanti anche per gli investitori, sono una delle prime cose che guardano. Allora, va detto che la contabilità di carbonio è una scienza molto recente e molto imprecisa. Questo va detto in assoluto. Il protocollo GHG, che è quello che serve per le emissioni, è tutt'altro che semplice, che aggiornato e perfetto per ogni situazione. I rapporti di sostenibilità sono, diciamo, degli strumenti abbastanza immaturi a fronte della complessità delle urgenze che ci sono, e si collocano, a mio avviso, fra gli obblighi aziendali e degli strumenti avanzati di marketing. E in questa ambivalenza c'è quello che è proprio il rischio di greenwashing, cioè di far apparire green qualcosa che non è. Alcune indicazioni per smascherare il greenwashing fornite dalla Competition and Market Authority del Regno Unito sono applicabili non solo alle aziende ST, ma sono valide in generale. Nel caso delle ST applicarle è più complesso, bisogna dedicarci molta attenzione, tenere presente ovviamente l'intero ciclo di vita del prodotto o del servizio, effettuare dei confronti significativi. Siamo abituati nel settore ST che a volte si dice la tale attività corrisponde a percorrere 5 miglia in automobile o a fare confronti anche non sempre banali. I confronti devono essere significativi, quindi si devono confrontare entità confrontabili. Se io voglio, per esempio, paragonare l'emissione di carbonio del trasporto automobilistico, devo dire che tipo di auto è un'automobile a benzina, elettrica, di grossa cilindrata, su che strade va e che tipo di auto è, eccetera. Altrimenti do delle informazioni che non sono significative. Spesso le proprie di sostenibilità sono redatte da società di consulenza esterne e non vengono citate, e invece dovrebbe essere accessibile la valutazione. Le fonti dei dati sono sempre indipendenti, e in generale tutto ciò che riguarda i dati utilizzati per trattare consumi energetici con emissioni di carbonio dovrebbe essere resi pubblici per consentire la maggiore trasparenza possibile. Cosa ci aspetta? Beh, certamente la tendenza, cambio il cappello, parlo dell'informatica. Fino adesso ho parlato da fisica, inizialmente, la tendenza è quella di un massimalismo computazionale, cioè abbiamo risorse di calcolo sempre più potenti, mettiamo in parallelo il maggior numero di cifre che possiamo e ne paghiamo il costo ambientale. I cibi costano sempre meno, sono sempre più potenti. L'energia che si consuma è un male, un effetto secondario, appunto, che in una dinamica molto consolidata che richiede risorse di calcolo e di connettività sempre crescenti, non ha la diminuzione della propria impronta ambientale, in particolare della propria impronta di carbonio, come diciamo priorità, per usare il ciclismo.
I consumi elettrici dell'intelligenza artificiale. Se ne parla tantissimo, sembra quasi che ci sia qualcosa di connesso all'essere sistemi intelligenti che fa potere, che fa, che richiede più energia. In realtà i consumi elettrici del digitale ci sono da sempre, li abbiamo appena visti. L'intelligenza artificiale, in particolare quella generativa, che cosa fa? Li amplifica, perché ne richiede di più dove? Ne richiede di più nel sempre. Alcuni articoli sull'argomento, ho citato in calce qualcuno, ne escono in continuazione, in particolare Luccioni anche di recente e dai suoi colleghi hanno prodotto anche, diciamo, delle considerazioni sistemiche interessanti sull'argomento. Comunque sappiamo, ma è anche intuitivo da informatici, no? Che l'intelligenza artificiale generativa richiede molto intensiva, produrre dei testi richiede molta energia, ma produrre delle immagini produce ancora di più, ma soprattutto che quando è l'intelligenza artificiale generativa è embedded in servizi e sistemi digitali, è usata tantissimo anche senza una consapevolezza diretta di questo, e forse è l'aspetto più interessante. Allora, ci sono delle sfide energetiche. Secondo Goldman Sachs, la richiesta dei data center, la richiesta energetica dei data center triplicherà entro il 2030, arrivando all'8% del consumo energetico totale. Come dicevo, le dimensioni dei data center stanno crescendo per arrivare a potenza dai 100 megawatt fino a 1000 megawatt, quindi oltre la dimensione non solo dell'hyperscale, ma di exascale, e questa necessità di energia pulita per alimentarli crea dei problemi di competizione per l'approvvigionamento elettrico locale e regionale. Potenziali conflitti, perché non solo conflitti con i territori per accaparrarsi l'energia elettrica, per il suolo occupato da eventuali nuove centrali elettriche necessarie per alimentare i data center, acqua per il loro raffreddamento. Sono elementi di tensione e di possibile competizione fra i data center e i territori. La stampa sull'argomento è assolutamente scatenata. Solo nell'ultimo mese ho avuto modo di imbattermi in articoli su giornali in tutto il mondo sul tema del clima ambientale e dell'appetito energetico dell'intelligenza artificiale. Che da una parte è una buona notizia, perché vuol dire che c'è consapevolezza su una dinamica, dall'altra, puntini. La richiesta di energia pulita in grande quantità rapidamente. Diciamo che tutta la politica ambientale del Big Tech digitale si è basata sulle risorse rinnovabili e sull'energia pulita. Cioè la politica fondamentalmente che hanno fatto le Big Tech digitali è stata quella di dire: consumiamo tanta energia, ci costruiamo le centrali da noi, costruiamo centrali con fonti rinnovabili, quindi possiamo consumare, partecipare, non abbiamo un impatto basso, anzi nullo, secondo appunto quelle definizioni un po' non sempre banali che ci danno. Una sorta di promessa implicita che l'energia pulita sarebbe stata una risorsa magica infinita, cito una frase del portavoce del Washington Post nel mese scorso. In realtà così non è, perché l'incremento ad esempio di produzione di energia solare potrà soddisfare il 40% della nuova domanda, e il resto cosa succede? Succede che proprio questo aumento di richiesta energetica, di questo aumento di richiesta di elettricità sovraccarica e impone a chi la rete la deve stabilizzare, ai gestori
elettrici, di ricorrere ai combustibili fossili per stabilizzare l'aria e di ritardare dei processi invece di decarbonizzazione che erano già in atto. Quindi c'è un paradosso concettuale a cui stiamo assistendo, che i big, Microsoft, Google, Amazon, Meta, eccetera, che dell'uso delle rinnovabili hanno sempre fatto una loro bandiera ambientale, per far funzionare le loro intelligenze artificiali fanno ritardare i piani di dismissione delle fonti fossili. Altman, che voi conoscete bene, è un amministratore delegato di OpenAI, recentemente ha dichiarato: beh, la sfida di approvvigionamento elettrico dell'intelligenza artificiale è enorme, non possiamo riuscirci senza una svolta scientifica. Ma quale sarebbe questa svolta scientifica? Ho quasi finito. Qui fatemi fare un passo indietro. Cosa sono gli accordi di Parigi sul clima? Perché noi stiamo parlando di riscaldamento globale, ma se abbiamo presente i tempi degli interventi e l'entità degli interventi da fare, rimandiamo tutto a degli ipotetici domani, non si sa quando. Beh, la necessità è quella di ridurre, di eliminare le emissioni completamente entro il 2050, di diminuirle diciamo intorno al 50% entro il 2030, per consentire un aumento di temperatura che sia entro il grado e mezzo, 2 gradi. Quindi c'è un calendario stabilito dagli accordi di Parigi sul clima del 2015, è un calendario che vale per tutti e che stabilisce dei contributi nazionali per di riduzione delle emissioni. Questo grafico dà l'idea della complessità del discorso, è preso dall'ultimo report tecnico dell'IPCC. I pattern socio economici sono relativi a scenari di aumento della temperatura tra un grado e 9, un grado e 2 gradi e 6, eccetera. E cosa ci dicono? Ci dicono che il carbon budget, cioè che quello che è la quantità di emissioni che abbiamo a disposizione da qui appunto al 2050, quando dovrebbero essere completamente azzerate, è 600 gigatonnellate, poco. Mediamente ne mettiamo in atmosfera 50 gigatonnellate di CO2 l'anno. Questo è il carbon budget residuo dell'umanità affinché la temperatura resti, l'aumento di temperatura, che non ci sia un aumento di temperatura è impossibile, ma che l'aumento di temperatura si contenga entro il grado e mezzo, 2 gradi. È bene averlo presente. Allora, come fare? Cioè, è evidente che per raggiungere questo obiettivo di riduzione totale entro il 2050 e dimezzamento entro il 2030, tutti i settori devono fare la loro parte, tutti. Non si può dire lo deve fare l'acciaio, lo deve fare il cemento perché sono i peggiori. Lo devono fare tutti, devono fare i trasporti. Ma deve fare anche l'ICT, perché l'ICT sarà il 2%, ancorché un po' sottostimato nel 2020, beh, tendenzialmente la percentuale sta aumentando. Allora, ci sono due approcci. Uno si definisce soluzionismo tecnologico, no? Cioè la svolta scientifica che farà sì che si possa consumare tutte le elettricità che vogliamo. In realtà, quali sono le proposte sul campo? Sono tutte basate sul nucleare. Sono piccoli reattori installati in seguito nel data center, capacità di generare energia dalla fusione nucleare in modo positivo, perché la fusione nucleare esiste, però il problema è che deve produrre più energia di quella che richiede per essere fatta. Non parlo di sicurezza, non parlo di validità tecnologica, perché apriremo una parentesi che richiederebbe altro che pochi minuti in un intervento. Certo è, e questo mi sento di affermarlo, ma non solo io, che spesso studi di fattibilità, ipotesi prototipali, sono, diciamo, confusi con la disponibilità massiccia di elettricità per l'industria ICT. Questo è un po' il quadro di riferimento che sta emergendo relativamente
alle richieste che l'intelligenza artificiale sta, richieste elettriche che l'intelligenza artificiale sta ponendoci. Allora, è quello che vogliamo fare? È l'unico approccio possibile? Pensare di continuare ad aumentare i consumi elettrici e rivolgersi a una nuova tecnica, a una tecnica di produzione con il nucleare per questo, o possono esserci altri approcci? Io tendo sempre a ricordare che non esiste nessun modo di produrre energia che sia totalmente privo di emissioni. Posso esserci un po' di più, posso esserci un po' di meno, ma l'unica energia davvero grigia è quella che noi consumiamo. Quindi le soluzioni quali possono essere? A fronte di una situazione piuttosto seria, piuttosto urgente, perché i tempi non sono un dettaglio in questa materia, i tempi sono centrali. Se non teniamo presente i tempi degli accordi di Parigi, i tempi stabiliti per fare quegli interventi, facciamo dei discorsi meravigliosi, ma assolutamente inefficaci. Quindi, progettazione, ma anche adozione massiccia di architetture hardware software che prevedano by design, quindi da subito, in fase di progettazione, requisiti di riduzione dei consumi elettrici e delle emissioni di carbonio. È un approccio che è sempre stato, è l'approccio del green software. È un approccio che è sempre stato scartato su scala, su grossa scala, in quanto costoso, no? In quanto costoso. Se ne è occupata la ricerca, ma non è certamente stato mai il core business del settore. Io temo che se non vogliamo trovarci di fronte all'alternativa, appunto, di dover ricorrere massicciamente a una soluzione come quella solo e esclusivamente di nuove fonti energetiche come il nucleare, sarebbe forse giunto il momento invece di pensare a come tutta la nostra conoscenza informatica potrebbe essere anche utile, di progettazione potrebbe essere anche utilizzata per produrre dei siti che consumi meno energia, abbia meno emissioni embedded, e tenendo queste caratteristiche come caratteristiche di progettazione. Io avrei concluso. Grazie, grazie molto. Allora, abilito per un attimo una schermata così possiamo vedere anche gli interventi da remoto. Allora, ricordo chi è collegato da remoto che può intervenire sia scrivendo sulla chat sia prenotandosi per una domanda con il microfono. Inizio io per rompere un po' il ghiaccio sul dibattito con una curiosità, ecco. Che mi è nata sin da quando avevo letto il libro e poi tornata anche ascoltandoti questa sera, ovvero anche se il consumo energetico in uso di questi dispositivi è abbastanza limitato, ecco, mentre sono in uso, perché almeno riguardo cellulare e computer la maggior parte delle emissioni sta a monte del ciclo di vita. Mi sono sempre chiesto perché per questi tipi di dispositivi non c'è tutto il sistema di etichettatura energetica che invece troviamo per le lampadine, i frigoriferi, eccetera, per gli elettrodomestici. È una questione legale, è una questione tecnica, e perché non ci credo che non ci abbia mai pensato nessuno, ecco, prima. Quindi questa è una domanda che ti faccio, se sei al corrente della causa, se sei al corrente di iniziative che vanno in questa direzione. No, ci sono iniziative europee in questa direzione, come importantissima la recente legislazione europea sul diritto alla riparazione, right to repair, che nel settore right to repair, il diritto alla riparazione, cioè sancire quella della riparazione come un diritto. Mercoledì di mezza precedente era proprio lo cito per questo, che si ricollega a quello che dicevi, cioè l'obsolescenza programmata, tutti i trucchi per far cambiare il dispositivo anche quando non è indispensabile farlo, anche dal punto di vista commerciale, discorso sulle garanzie, cioè ne avete parlato, quindi non dico nulla sull'argomento,
però sono uno degli aspetti di questo discorso, che ovviamente è un discorso di concorrenza sfrenata, di consumo non consapevole e comunque di offerta in continuazione, che non è certo attenta by design a questo. Fra l'altro, non ci sono solo i consumi energetici, ma ci sono altri aspetti che sono dal punto di vista dell'impatto sulle emissioni di carbonio ancora più importanti. Quando abbiamo parlato di fine vita e delle difficoltà nel fine vita, l'unico modo, l'unico per risolvere il problema è che ci sia una progettazione attenta all'uso, che da subito prevede che parti, componenti, che diciamo la supply chain all'inverso possa consentire di recuperare parti, pezzi, componenti o materie prime secondarie. Se non è fatta a monte, se non è progettata by design così, non è possibile, non è possibile farlo. Questo è a livello hardware. A livello hardware. Perché le emissioni incorporate abbiamo detto che su un tempo di vita di 2 anni, di un, parlando di uno smartphone, sono circa l'80%. Beh, un modo per spalmarle è avere un tempo di utilizzo più lungo e il diritto alla riparazione va in questa direzione. Se io posso cambiare lo schermo del cellulare, non ci sono problemi di alimentatori, di batterie non cambiabili, eccetera, allungo il tempo di vita, spalmo le emissioni incorporate su un periodo di vita più lungo e ho un vantaggio ambientale. L'altro è che comunque, arrivati a fine vita, ci sia un meccanismo di recupero, di refurbishment, che abbia una sua ragion d'essere, che non sia amatoriale, di nicchia, come è stato finora. E va previsto, va previsto. Quindi queste potrebbero essere altre caratteristiche, non solo l'efficienza energetica, ma per etichettare dei prodotti come appartenenti a una filiera che by design è attenta a questo aspetto. E qui ci sono dei vantaggi, possono esserci dei vantaggi ambientali. Ovviamente non a costo zero, né in termini di progettazione, né in termini economici e soprattutto in termini organizzativi. Però qualcosa siamo. Se ho capito bene, poi lascio spazio a altre domande, se ho capito bene, per quanto riguarda invece i data center, il problema invece è proprio nel consumo, quindi non solo, non è, è anche nel consumo, ecco. Mentre se su questi si salvano nel consumo, quando andiamo a livello data center no, ecco. Dunque, diciamo che nel caso dei dispositivi finali c'è l'utente verso cui possono giocare meccanismi di consapevolezza ambientale attenti a questi aspetti che abbiamo citato. Nel caso del data center il discorso è tutto diverso, è un discorso industriale, dove a mio avviso conta la consapevolezza degli utenti finali in relazione a quei rapporti di sostenibilità di cui si accennava, che sono sì importanti per gli investitori, ma che dovrebbero diventare più di uso comune, di lettura comune da parte anche degli utenti dei servizi, per poter scegliere tra chi effettivamente investe per costruire delle centrali di propria produzione, quindi produzione e consumo sul posto, effettivamente rinnovabili e basse emissioni, o chi invece semplicemente acquista dei certificati, per esempio. E le politiche di green software di cui parlavo potrebbero diventare oggetto di attenzione da parte degli investitori, potrebbero diventare un fiore all'occhiello per chi le può esibire. E il problema è che è estremamente ci vuole una volontà collettiva, ci vuole un mercato in cui si sviluppi una competizione in questo senso, ci vogliono dei grossi investimenti e ci vuole comunque una cultura tecnologica, non parlo di cultura degli utenti finali, parlo della cultura degli stakeholder intermediari, che assolutamente finora non c'è stata, come voi sapete, se tutti siete occupati dell'argomento, era quasi considerato un vezzo
occuparsi di queste cose. Beh, un vantaggio dell'intelligenza artificiale senza entrare nel merito di niente è che questa cosa qui ormai è sul piatto, nessuno può più dire no, boh, è poco, ma ci sono rinnovabili, no. E lo dicono tutti, cioè l'attenzione della stampa internazionale nell'ultimo mese, che le principali testate di tutti i principali quotidiani del mondo in prima pagina riportino un argomento, una notizia, un articolo su quello, non è un dettaglio, credo. C'è già una domanda da remoto, provo a allargare, vediamo se riesco la... No, ecco qua, si riesco a cercare. Da Guglielmo Tamborrini, che salutiamo, chiede, che ringrazia per il seminario, chiede c'è qualche azione significativa in direzione di software e hardware da richiedere alle nostre università, perché facciano anch'esse la loro parte. Oh, caspita, se ce ne sono... Beh, innanzitutto ci sono i progetti di ricerca. Mettere in piedi delle squadre, dei progetti di ricerca che abbiano questo come diciamo target finale. Ci sono i data center dell'università, le infrastrutture dell'università che possono essere delle best practice in questo senso, perché anche questo è un aspetto. E poi spingere nei curricula, spingere per avere gli skill specializzati. C'è un enorme lavoro, ma ci sono anche delle enormi possibilità. Richiedono inevitabilmente una dimensione appunto pluridisciplinare e interdisciplinare, perché il fatto che dobbiamo tenere presente i tempi per ridurre le emissioni comporta in fase di progettazione comporta dei vincoli molto grossi e comporta un'impostazione tecnico-scientifica molto definita. Se non devi presenti non lo puoi fare. Io ho sempre sofferto in tante discussioni, in tanti incontri, in tanti confronti su questo, sempre l'idea che si spingesse sempre tutto verso un futuro radioso di soluzioni tecnologiche che ci sarebbero sicuramente state, che nessuno mette in discussione, che però non sono compatibili con, se vogliamo parlarne seriamente. Se invece vogliamo parlarne come marketing, allora possiamo parlare di tutto. Non so se sono riuscita a rispondere. Ma volevo solo fare un commento, insomma io ho trovato molto, mi è piaciuto molto il punto che hai fatto verso la fine, quando hai detto che l'unica energia green è quella che non utilizziamo, quindi quella che risparmiamo. E mi sembra che questo vada veramente contro il senso comune del discorso pubblico che si fa sulla transizione energetica. Noi come transizione energetica pensiamo di passare dai combustibili fossili alle energie rinnovabili, spesso dimenticando che anche le energie rinnovabili hanno comunque un impatto sul paesaggio, cioè soprattutto hanno un impatto sul mondo delle tecnologie, le tecnologie verdi, l'eolico, il solare, tutto di produzione. Di produzione cinese, non pare che non riusciamo neanche a essere all'avanguardia nella produzione di energie rinnovabili, che sono la priorità adesso, no? La transizione dell'Unione Europea. Quindi mi chiedo, il discorso sulla transizione, il vero discorso sulla transizione energetica dovrebbe essere non passiamo da una fonte di energia all'altra nell'attesa che arrivi poi la fusione nucleare che risolverà tutti i problemi, ma il discorso dovrebbe essere abbiamo uno stock di energie che è dato, che non è che non può essere aumentato, e all'interno di questo stock di energie decidiamo quali sono le priorità. Dobbiamo veramente avere dei sistemi che producono immagini di gattini dandogli semplicemente i comandi, e questa è la priorità. Va bene, se vogliamo questo, però allora accettiamo che abbiamo meno aria condizionata, meno auto elettriche, eccetera. Che cosa deve succedere perché cambi, diciamo, l'approccio al discorso della transizione ecologica, che adesso sembra tutto orientato semplicemente al passaggio da una fonte di energia all'altra, dalla sostituzione dell'energia fossile con quella rinnovabile, che va bene, ma che è però solo una parte molto limitata del discorso. È una parte molto limitata, ma spesso non è neppure
completa sostituzione, spesso è aggiunta. A volte si parla di rinnovabili e si vedono rinnovabili come qualcosa che si aggiunge. È come se volessimo dimagrire mangiando dei cibi dietetici a merenda in aggiunta a questo. È un paragone che dà l'idea, no? Le rinnovabili non sono il fine, sono il mezzo per eliminare i combustibili fossili, perché i combustibili fossili sono quelli che producono CO2. Se non riusciamo a ridurre la produzione di CO2, ad esempio, con una produzione diversa, con un software meno energivoro, con una progettazione di dispositivi meno impattante, come dire, con le rinnovabili ce la possiamo fare. Quello che non possiamo fare è delegare tutto alle rinnovabili, innanzitutto perché il 100% rinnovabili è arrivare a una rete elettrica mondiale basata al 100% sulle rinnovabili, è un obiettivo ideale, anche perché la rete elettrica deve essere stabilizzata, la rete elettrica ha delle necessità, sì che ci sono le smart grid, che anche l'intelligenza artificiale fa il suo mestiere in questo senso, però comunque alla fine se vogliamo che non succedano dei disastri, che l'energia elettrica ci sia sempre, è necessario una piccola quota di non rinnovabili sarà sempre indispensabile. E quindi sì, l'unica energia veramente, l'energia più green è quella che non si consuma. E dovremmo entrare in quest'ottica, ma è l'ottica opposta all'ottica dello sviluppo del digitale che ci ha educato all'infinito, alla crescita infinita, perché l'idea di base era che tanto impatto non c'era, quindi che problema c'era. I dispositivi erano sempre più piccoli, costavano sempre di meno e quindi dovevamo assolutamente non preoccuparsi di questo aspetto. La fisica, la finitezza del pianeta e la fisica presentano un conto sempre. Allora, abbiamo due domande della stanza. Prima di lasciare la parola a Ludovica, leggo solo i commenti che non sono domande, sono arrivate dalla chat. Il primo è di Mizi Filippi che ci tiene a portare alla nostra conoscenza la nuova iniziativa dell'Osservatorio Consumo Digitale Responsabile. Grazie per questa segnalazione. Poi c'è un complimento da parte del nostro co-direttore Juan Carlos De Martin per l'esposizione. Ringrazio molto, mi piacere. Quindi lascio la parola a Ludovica. Grazie mille innanzitutto per la presentazione, un sacco di cose interessanti. Mi ha fatto sorridere la questione della trasparenza sui data center, perché pensavo, paragonato a un ricercatore o una ricercatrice che vuole applicare per un Horizon, un progetto europeo che deve obblighi di trasparenza sul proprio impatto ambientale, sul proprio lavoro, sul microscopico progetto. Sapere che dall'altro lato sia difficile anche solo ottenere dati sul consumo del data center mi sembra già rilevante. Ho due curiosità. La prima è relativa alla filiera produttiva di microchip. C'è un regolamento europeo recente, in vigore dallo scorso anno, sui cibi per i semiconduttori, e mi chiedevo se dal suo punto di vista, quindi da chi ha analizzato la tematica concretamente, empiricamente, dal punto di vista tecnico, il legislatore europeo stia facendo effettivamente la differenza, come dire, i nuovi testi normativi sono sempre presentati con grande, come dire, con grande enfasi sul ruolo dell'Unione Europea, sull'intenzione della protezione ambientale. La protezione dell'ambiente è stata inserita all'articolo 1 dell'AI Act, il che mi ha fatto sorridere, questa era la prima versione. Niente, asperito. Quindi mi chiedevo dal suo punto di vista se al netto del right to repair, come dire, abbiamo tutti accolto molto positivamente, tutto il resto, la costellazione delle disposizioni europee abbiano fatto la differenza oppure no, insomma, quale sia il suo punto di vista, anche considerando appunto la dimensione globale della filiera della produzione di microchip, sembra scontrarsi con un mondo europacentrico. La seconda era più una curiosità relativa ai processi di riciclaggio, al fatto che sia effettivamente che ad oggi sul fine vita i
prodotti siano, come dire, vadano per persi, ci sia questo smaltimento che non permette un riciclaggio. E mi chiedevo perché, cioè, c'è poca ricerca sulla possibilità di dare nuova vita sull'utilizzo delle varie componenti, oppure insomma, qual è la difficoltà al netto dell'obiettivo di fare, come dire, maggiori guadagni attraverso la vendita di nuovi prodotti. Però io mi immagino, se il consumatore in questo momento, penso lo sia, è molto attento, o comunque è anche attento al, come dire, all'impatto ambientale dell'azienda a cui si rivolge, se diventa quella una leva per ottenere clienti, penso ai giovani a quanto sono attenti al tema, io ci vedrei un'opportunità di business nell'investire, nella possibilità di, come dire, garantire. E prima parlava nella risposta che ha dato, penso, la prima risposta alla possibilità di creare by design dei meccanismi che ex ante permettono di. Quindi, insomma, io ci vedrei una possibilità di business, fosse un'azienda. Cos'è che non è andato dritto? Cos'è che non sta andando? Dunque, per quanto riguarda la prima domanda, io sono veramente convinta che le iniziative dell'Unione Europea siano molto importanti. Quanto poi si possano tradurre effettivamente in politiche industriali è un altro discorso. Però diciamo che l'attenzione che viene dedicata è importante. È importante ed è importante avere presente che non basta l'intervento legislativo, che deve attivarsi una filiera di produzione, una dinamica economica congruente. Deve attuarsi. Sono politiche che si devono attuare, i vincoli sono una cosa, poi l'attuazione di una politica effettivamente industriale diversa in questo settore dove l'Europa ha alcune nicchie, perché per esempio quando parlavamo della produzione dei microprocessori, esatto, la tecnica a raggi ultravioletti di nuovissima generazione è prodotta da un'unica azienda che sta nei Paesi Bassi, che usa, è una tecnica, diciamo, che necessita di sistemi ottici, tanto per capirci, lo specchio più riflettente che sia mai costruito, che sia mai stato costruito, e il laser più performante, sono prodotti da aziende tedesche e sono gli unici al mondo in grado di farlo. Noi abbiamo sempre presente, abbiamo sempre l'idea che sia tutto fatto in Asia, che sia tutto fatto in Cina, ma non è così. La globalità ha delle nicchie di eccellenza, ad esempio. È interessante, ecco. La legislazione europea secondo me è importante, forse un po' generica come risposta, però anche se è stata introdotta all'ultimo, meno male che c'è. Meno male che c'è, perché comunque apre delle brecce, comunque produce dei risultati. Per esempio, banalmente sui progetti di ricerca, sui framework, programmi di ricerca, se esiste, ne va tenuto conto. E questo attiva delle dinamiche. Sono delle dinamiche lunghe, certo, per essere più efficaci nell'immediato necessitano di investimenti economici e di un discorso molto, molto generale. Per quanto riguarda i rifiuti elettronici sono delle cose più complesse che l'umanità, degli effetti collaterali più complessi che l'umanità abbia prodotto nella sua storia. Tanto per cominciare, vengono raggruppati insieme lavatrici, frigoriferi e sensori, suddivisi in gruppi finché si vuole, ma comunque i dati aggregati. A volte è anche difficile poi recuperare i dati specifici dei singoli dispositivi, perché è una tipologia di rifiuto che racchiude tanti gruppi. La prima cosa è l'importanza che la raccolta sia fatta separatamente, cioè che i singoli gruppi siano raccolti, quindi che ci siano punti di conferimento, che sia facile conferirli, eccetera. Questo per quanto riguarda il front-end fra i cittadini e le istituzioni che se ne devono occupare. Mentre per alcuni di questi prodotti l'attività di riciclo
dal punto di vista industriale ha una maturità che consente di rendere profitable questa attività. Nel caso per ST, proprio per la complessità fisica, proprio per i problemi fisici, che se non ti vai un po' a vedere come sono costruiti i microprocessori, non ti puoi rendere conto di questo. Siamo molto lontani da un meccanismo economico sostenibile anche economicamente. Ci vogliono degli impegni grossi, degli impegni di ricerca. Forse il Giappone è il paese del mondo dove ci sono gli impianti di riciclo, intendendo per riciclo il recupero delle materie prime. Quello che è più facile, che sarebbe più facile fare, invece di parti o di componenti. E già 20 anni fa c'erano delle aziende che facevano la produzione che andava in questa direzione. Spero che fosse l'HP, ma non sono sicura. Rendiamoci conto che la globalizzazione, la globalità del mercato, dei prodotti, prevede dei meccanismi di recupero molto distribuiti. Cioè, se i prodotti che sono stati disegnati in un certo modo da una certa azienda sono recuperabili, bisogna che questa azienda metta in cantiere tutta una filiera per fare il take-off lei e gestirselo. Certamente ci sono dei margini di profitto, sono assolutamente d'accordo con lei. E le normative internazionali sono anche quelle, le normative europee, nella fattispecie, che poi faranno sì che si impongano rispetto a un mercato selvaggio non regolato come c'è sempre stato in questo momento. Ci sono altre domande? Giusto. Una domanda, una piccola constatazione, è che tutto sommato questo è un problema difficile e complesso perché richiede una svolta culturale enorme, forse la prima, una più della svolta scientifica, perché la svolta scientifica, parliamo di progetto, sono senza voce, c'ho un problema. La svolta, a proposito della scienza, la svolta scientifica e anche una svolta politica dove l'economia è tangenziale e attraversa tutti questi elementi perché l'economia è molto importante. Questo, come ha detto bene Giovanni, c'è anche una differenza tra paesi, tra grandi paesi, per esempio tra l'America e l'Europa, nell'approccio verso questi temi, una differenza poi addirittura con altri paesi. Allora io mi chiedo come possono funzionare delle politiche territoriali, nazionali e generali, quale può essere il ruolo di politiche per riuscire a imprimere un'impronta meno anche retorica, no? A quello che viene tanto detto, no? Come lo sviluppo ecologico e digitale, che sembra anche nel libro di Giovanna che ci sia un po' una contraddizione tra sviluppo ecologico e sviluppo digitale e al ruolo chiamiamolo legislativo, non dell'Europa, dice l'Europa, l'America fa, la Cina copia, adesso fa anche, e l'Europa fa le leggi, no? Regola. E allora anche questo, quale può essere il ruolo di certe politiche, perché è una cosa anche che mi ha colpito, perché le emissioni in Polonia sono X e le emissioni in Sudafrica sono ancora più alte, e in Svezia sono molto più basse, no? Perché in Svezia usano l'idroelettrico. La fonte è un esempio, no? Che però io lo spero. Ad esempio, quante persone che sono
tutte così molto attenti ai temi ecologici, tutti verdi, tutti green, sanno ad esempio, e sono informati, no? Di tutta una serie di possibilità che non significa solo io costruisco un lago e rovino il paesaggio, che poi non è così detto, per fare la centrale elettrica o d'altro, no? Quindi in questo senso le politiche di diversi livelli, di diversi tipi si integrano. E tu conosci qualche esempio in Italia, di regioni italiane o di situazioni che sono più brillanti, no? Rispetto... Sicuramente le... Definisce per le sue parole. Diciamo che la vicinanza col territorio ha un suo valore. Perché, per esempio, rispetto alle rendicontazioni ambientali, rispetto al tipo di energia che vengono, al tipo di elettricità che viene utilizzata, se più o meno a basse emissioni, i territori sono poi i posti dove alla fine, piccola edicola, del territorio, quello che consumi l'acqua del territorio, consumi il suolo del territorio. Diciamo il parere dei territori, la presenza anche di una politica locale ce l'ha nella sua importanza. Noi siamo sempre abituati a pensare a queste cose come globali e extraterritoriali. È vero che c'è una componente enorme in questo senso, però anche è vero che poi alla fine gli insediamenti fisici, i data center, le fabbriche, le aziende hanno una collocazione fisica. Quindi un momento di caduta dal globale generale immateriale alla materia e alla terra c'è. E in questo senso diciamo i vari livelli delle istituzioni devono fare la loro parte, l'Unione Europea legifera per quel che può e gli stati nazionali acquisire questa legislazione e implementarla, per esempio nel caso il caso del fattore di conversione della scena elettrica dei vari paesi è un ottimo esempio. Europa 27, abbiamo casi così diversi, qualcosa vorrà dire, non è soltanto che da una parte ci sono, certo storicamente ci sono le miniere di carbone in Polonia, mentre in Svezia c'è tanta acqua, si parte favoriti in un caso, ma non è solo quello, E poi i territori sono quelli dove si realizzano le cose, ad esempio la competizione per l'energia sui territori, l'energia elettrica, la competizione sull'acqua, la competizione sul terreno, sul suolo, sull'uso di suolo, è un elemento importante. In Stati Uniti ci sono dibattiti su questo, ci sono incontri di comunità locali perché c'è una competizione effettiva. Allora, per esempio, in Svizzera, in questo momento non mi ricordo esattamente l'istituzione che se ne è occupata, comunque hanno messo a punto un sistema di raffreddamento nei data center basandosi sull'acqua di un lago, senza, perché questa è una cosa che si fa da sempre, ma il problema è poi alla fine l'acqua com'è dopo che ha raffreddato, per banalizzare. E questo è un altro dei temi su cui ricerca teorica e ricerca applicata quanto ne vogliamo, cioè implementazione poi di quelle indicazioni europee sia per le rinnovabili, la transizione energetica in generale, che in particolare le caratteristiche della sistema. Ecco, la difficoltà è tenere insieme. La difficoltà è tenere insieme tutto, perché sia da un punto di vista economico che da un punto di vista ambientale, che da un punto di vista della legislazione, ci vuole una visione molto, molto ampia. Però i rapporti ESG dovrebbero servire a questo. Cioè, i rapporti delle aziende dovrebbero essere questo, dovrebbero essere il passaporto, il biglietto da visita per dire tu vuoi investire nella mia azienda, io queste cose le faccio seriamente. Oppure ti faccio un report di 600 pagine non verificabile, che a pagina 30 sei già svenuto, specialmente se non sei un consulente di settore, e comunque poi ti lascia anche un po' troppo perché appunto
devi sapere chi dà le dato, devi sapere i dati, dovresti avere la disposizione dei dati, eccetera. Lì le legislazioni sono, queste legislazioni sono queste legislazioni che hanno per fuori molto importanti. Anche sulla certificazione. Sì. E anche, anche invece dal punto di vista industriale, i protocolli, per esempio il protocollo CRG per le rendicontazioni è centrale perché poi è un po' lo schema su cui si redigono le rendicontazioni, ma sul digitale e in particolare su tutto ciò che è cloud, non è assolutamente efficace. Ci sono degli articoli di ricerca molto interessanti su questo. Dovevo entrare su un aspetto molto tecnico, scope 3, però dove vanno rendicontate certe attività, se da una parte o dall'altra. È un lavoro, essendo un settore dinamico, in evoluzione digitale, dove escono continuazioni, nuove soluzioni, nuovi prodotti, anche tutto il meccanismo della certificazione delle rendicontazioni va aggiornato, e di conseguenza, altrimenti abbiamo degli strumenti che non sono utili per il lavoro che stiamo facendo, che sono, anzi, che dobbiamo fare delle cose contro natura per riuscire a utilizzarle. Sarei pronto per una domanda, già un conto. Sì, anche se devo dirle che uno dei sintomi, secondo me, di una bella presentazione è che le domande vengono risposte nel corso di questa, e ne è successo 4-5 volte in questo caso, quindi rimane poco, ma guardi, io sono un appassionato di informatica, nel senso che mi piace mettere le mani e la sua presentazione mi solletica le sinapsi di un feticismo, cioè quello dell'undervolt che molti di noi appassionati di informatica abbiamo, cioè quello di cercare di far girare i componenti allo stesso livello ma riducendone la temperatura, no? Riducendone il voltaggio. Io da questo parto per dirle un paio di cose. La prima è che secondo me è nella slide di cui parlava, in cui parlava del consumo di un dispositivo, di un computer medio, c'è una netta sottostima. Nel senso che io mi pare di aver letto 150-160 watt, forse totali. Beh, è difficile oggigiorno avere una renderizzazione anche solo di un ambiente 3D basilare con le schede video moderni, processori moderni inferiori a 200 watt di scheda video. Perché lo dico? Perché si collega col discorso che faceva anche Ludovica circa le opportunità di business. Cioè, noi abbiamo visto negli ultimi anni, gli ultimi due anni in particolare, gli ultimi processori Intel che hanno tirano al massimo anche più di 300 watt. Ora, tirare al massimo 300 watt su un processore è una cosa in pratica anche dal punto di vista proprio concreto dell'utilizzo, cioè un domani in cui c'è una prestazione del genere su un dispositivo mobile come il cellulare non lo tieni neanche in mano, non dissipi la temperatura. Quindi per forza di cose c'è sempre di più una voglia di cambiamento, di ottimizzazione anche da parte del mercato. E la prova, giusto il mese scorso, è il rilascio di questi nuovi processori AMD diretti concorrenti, la nuova serie, consuma il 50% in meno di quella prima, molto criticata perché la gente si aspettava un incremento prestazionale maggiore, però la casa ha deciso di produrli così, invece che puntare sulle prestazioni ha puntato sulla riduzione del consumo. Quindi stiamo già vedendo cose del genere, sia per questioni di praticità ma anche per questioni di etiche, chiamiamole così, o comunque di preoccupazione di dove andrà il mondo. Domanda polemica, poi se ha qualcosa da dirmi su questo io ascolto volentieri. Domanda polemica, come risponde però a chi le dice? Ma in fondo se l'intelligenza artificiale con tutti i consumi che ci porta, i data center un domani consumeranno terawatt e terawatt, ma ci curano il cancro. Ma io scambio la cura del cancro per 5 gradi in più di temperatura media terrestre. Beh, posso rispondere che con 5 gradi altro che cancro. Ovviamente è esagerato, no? Però c'è sempre una questione di bilanciamenti, no? Di costi-benefici, perché da un certo punto di vista, se uno va a pensare la sanità moderna, la tecnologia moderna, l'assistenza moderna, che comunque ovviamente consuma ingenti quantità di elettricità, inquina, crea l'effetto serra, eccetera, però poi a conti fatti, no? L'aspettativa di vita è migliorata o è peggiorata? Secondo me è migliorata drasticamente, quindi fino a un certo punto ben venga consumare o no? Cioè lei come risponderebbe insomma a questa obiezione?
Dunque, vorrei separare due o tre componenti del discorso. Diciamo, l'informatica, l'ICT digitale, il cloud, nei vari periodi, ci avrebbero consentito dei miglioramenti incredibili, degli abbattimenti di emissioni, eccetera, è una cosa che abbiamo sempre sentito dire, è un discorso che si fa da molto tempo. Lasciamo un attimo perdere l'aspetto americano. È interessante vedere come spesso queste previsioni di miglioramento, che erano quelle che controbilanciavano gli effetti, gli impatti ambientali, spesso sono state o sopravvalutate, e comunque raramente rendicontate. Mentre ci sono sistemi, metodi per misurare l'impatto ambientale, in fase di produzione, utilizzo e smaltimento, metodologie consolidate per valutare i vantaggi, consolidate, riconosciute e oggettive, non propagandistiche, ce ne sono poche. Quindi questo è il discorso di mettere solo sui due piatti della bilancia i vantaggi con gli svantaggi. È un discorso che io vorrei riuscire a di cui vorrei stravolgere i termini. Non si tratta di avere un vantaggio pagandolo con uno svantaggio, bisogna avere lo stesso vantaggio facendo meglio. Ed è possibile, perché non è un fatto di limite tecnico, non è un fatto di limite scientifico, è esclusivamente un fatto di limite economico e di margine di profitto. Allora, se vogliamo parlare di terapie digitali, di gemelli digitali che nel settore medico sono diciamo, l'astro del momento, non si può e non si deve confrontare l'uso positivo della tecnologia con il non uso, perché è chiaro che quando la tecnologia c'è e si può usare, si usa. Quello che si deve fare è rendersi conto degli effetti collaterali, che nel caso specifico sono aumento di temperature, con i danni anche sulla salute enormi, sull'ecosistema, sulla salute, e soprattutto in prospettiva, e cercare di ridurre le emissioni, non fare i gemelli digitali, perché per farli si deve consumare tanta energia, si devono produrre microprocessori avanzatissimi, eccetera, ma farlo in modo tale che mentre si fa si tenga conto di questo aspetto. È un paradigma di ragionamento che nella ICT non c'è mai stato. Il paradigma è sempre stato l'effetto collaterale, lasciamo perdere, perché lo sviluppo è quello. Il mondo, il pianeta Terra è limitato, è un pianeta limitato, sono limitate le sue risorse, la sua atmosfera è quella, noi siamo sempre di più, ci viviamo sopra, se vogliamo continuare a vivere ci dobbiamo fare qualcosa. Ecco, non so se sono riuscita a rispondere. La se avessi la soluzione è tre ragionate, a 4 premi Nobel. Altre domande, commenti? Una veloce proprio, ma non si può dire che è forse l'unica soluzione possibile una legislazione più ancora più invasiva nei confronti delle aziende, quindi per limitare proprio questa corsa al profitto, oppure per dire nonostante tu spendi di più azienda, per dire in modo brutale, ti attacchi e sei obbligato a fare tutta una serie di cose che vengono regolamentate e così via, quindi ridurre proprio l'indipendenza del privato nel momento in cui si va poi ad approcciare ad esempio la comunità europea, quella che adesso sta facendo il più, no? Domanda da 100 punti. Le legislazioni devono essere applicabili, devono per essere efficaci, se no abbiamo un modo pieno di legislazioni non applicate.
Nella fattispecie, il problema qui era che sono i meccanismi antimonopolistici che non funzionano più. Io ho letto di recente un libro bellissimo che si intitola La maledizione dei giganti, non so se lo avevo. No. La maledizione dei giganti, proprio sulla, sul fatto che il meccanismo di controllo antitrust contro i monopoli a un certo punto è saltato, che era il fondo dei cartini, no? Diciamo, dello sviluppo industriale moderno. Mi consiglio vivamente la lettura per un economista, anzi, si chiama che tu lo conosci. Al di là della specifica legislazione e della capacità poi di applicarla di renderla. Sì, perché effettivamente ci sono dinamiche, per esempio, di acquisto delle aziende più piccole, che ovviamente si acquista Instagram appositamente per mantenere. Fa riflettere che parlando di legislatore di Europa, che lo scorso mandato che si è appena concluso era stato contraddistinto dal verde e dal blu messi assieme, no? Il digitale e il green messi assieme, e in realtà il digitale è parte del problema. Credo che questa accoppiata sia già stata abbandonata. Pare che, mi sembrano segni eloquenti che la difesa ora sia la sicurezza, sia il nuovo driver di spesa, che si porta dietro l'intelligenza artificiale, che si porta dietro tutto quello che sappiamo. Giusto un commento per dire che non credo che il legislatore europeo ora si preoccuperà principalmente di questo, magari proprio voglio sbagliarmi. Ma comunque le legislazioni europee si vogliono, no? Sostanzialmente sono le legislazioni, sono le più avanzate su queste tematiche. Il fatto stesso che ci siano già è un successo. Poi green e blu è nella narrazione delle big tech che vanno insieme. È una narrazione che poi ha spinto l'economia, ha spinto lo sviluppo negli anni. Però siamo, forse diciamo, anche la questione dei cambiamenti climatici e il problema delle emissioni di gas serra, che se ne parla tanto, ma poi in termini precisi alla fine la conoscenza sull'argomento è molto inferiore a quanto si potrebbe immaginare. Cioè, se io penso che appunto per scaldarmi un po' l'arrosto per un'ora, a seconda della miscela di carbonio da una parte in un posto, in un'area geografica in un'altra, può impattare 10 volte tanto la stessa azione, non sto riducendo niente, non sto cambiando niente, non sto fermando la ricerca, non sto impedendo il gemello digitale di salvare le persone dal cancro, semplicemente mi alimento in un modo differente e faccio delle politiche energetiche di conseguenza. Questo è vero, non voglio mettere una domanda sul paesaggio, sull'impatto, sui territori, è un problema che c'è, è un problema che c'è. Problema che c'è, che va gestito a livello locale, a mio parere, perché non sono tutti uguali i territori, non sono il paesaggio, l'impatto, la bellezza, l'unicità dei posti, non è lo stesso da tutte le parti. Se i cittadini hanno un po' più presente che cuoce il pollo in un modo o in un altro, produce 10 volte tanto o 5 volte tanto le emissioni, possono contribuire di più in questo senso, ma non solo per dire sì o no, no? Ma per dire questo è il posto migliore, questo è il modo migliore per farlo. La politica sul territorio è importante, questo. È importante perché poi è il punto di caduta sulla realtà. E può influenzare anche la modalità di fare business da parte. Ma anche il modo di vedere le cose, anche il modo di vedere le cose, anche il modo di vedere le cose. Ci sono
altre domande, commenti? Un commento, allora, comunque la presentazione è super interessante anche perché appunto poi ci permette di vedere con mano quali sono i numeri e di capire la dimensione del problema. C'è una cosa che mi viene in testa anche qui, sempre in una linea polemica, tra virgolette. Non lo so, cioè, a vedere quella slide di prima in cui veniva mostrata la quantità di emissioni che abbiamo a disposizione prima di superare, diciamo, il punto di non ritorno, mi viene a dire, insomma, che poi riassumendo il tutto, noi possiamo stare a ragionare sul fare un software che consuma un po' meno, produrre un hardware che sia di ritroreparazione, insomma, la legislazione, le certificazioni, tante piccole cose che possiamo fare per migliorare la situazione, però, cioè, non so, siamo su un treno ad alta velocità lanciato contro un muro e stiamo cercando di metterci il cuscino davanti alla faccia, non lo so, mi sembra che, cioè, senza un cambiamento che sia radicale, immediato e profondo della società, della nostra economia, non ci riusciremo a raggiungere quell'obiettivo. Però non lo so, magari anche un essere scoraggiato di fronte. Ma ci sono dei cambiamenti che sono avvenuti che sembravano impossibili. È un altro discorso. Ma io ho un'età perché mi ricordo quando tutti fumavano. Al cinema tutti fumavano, all'università tutti fumavano, al ristorante tutti fumavano. Sembrava impossibile a un certo punto che questo atteggiamento, che questa cosa cambiasse. Le multinazionali del tabacco non erano una bazzecola, hanno influenzato le politiche dei più grandi stati del mondo, sono state al centro. Però è successo. Adesso se ti accendi una sigaretta in un ristorante ti linciano. Perché? Non solo per le leggi che ci devono essere, ma perché è cambiata la consapevolezza delle persone, perché tu pensi che se quello vicino a te fuma ti mandano il cancro. Allora, se un software è fatto bene e un hardware è progettato bene, ha un effetto in cascata, innanzitutto perché può produrre benefici superiori a quelli che si possono vedere nel piccolo, perché magari viene replicato e utilizzato in centinaia di migliaia di milioni di occasioni, ma perché comunque rientra in una dimensione, fatemi usare una parola che non è bella ma non me ne viene un altro, anche di moda, cioè di qualcosa che è popolare o non popolare. Fumare in pubblico è diventato impopolare, è diventato una cosa maleducata, è diventato una cosa offensiva. Beh, possono diventarlo altre cose. Abbiamo insigni in questo senso. La sobrietà è una parola noiosa, no? Perché uno pensa essere sobri vuol dire essere noiosi. Non è bello essere eccessivi, essere spericolati, ed è anche vero, la ricerca si fa anche su questo, perché se non si osa, per esempio, la ricerca non si fa in Occidente. Però l'idea di domandarsi se delle cose sono effettivamente utili, noi viviamo, l'avrete detto 5.000 volte, non vi dico nulla di nuovo, viviamo in un mondo, parlando più, tornando al digitale, per esempio, che ci spinge ad accettare cose che ci vengono regalate, che ci spinge a usare roba che non ci serve, che ci spinge a caricare a tappo il nostro smartphone o il nostro computer di roba che non usiamo, che però fa sì che, ad esempio, che invecchia prima, perché è pieno di cose che non servono a nulla. Ci vengono date gratuitamente, le prendiamo, perché pensiamo che se sono gratis sono, va bene così. Non sono gratis, non sono solo gratis per il nostro portafoglio, ma non sono gratis per l'ambiente. L'essere compulsivi, il consumismo non solo frenetico ma inutile, perché c'è una dimensione che tutti conosciamo, quasi fastidiosa, un ottimo libro di Juan Carlos me li menziona perfettamente. Quando entrano poi nella mentalità comune, rendono possibili delle cose, forse sono ottimista, non so troppo,
che sembrano, che prima sembravano impossibili. E quando si verificano i fenomeni connessi con il riscaldamento globale, per cui credo che ormai veramente quasi nessuno possa negare il fenomeno, fino a pochi anni fa veniva negato. E vabbè, sono nicchie, mentre era abbastanza comune. La dinamica dei fenomeni, il fatto che tutti i giorni sentiamo dire che è il giorno più caldo di sempre, e lo sentivamo dire l'estate scorsa, io non lo dico neanche più quando scrivo, perché tanto so che nel frattempo è come per i microprocessori, no? So che appena dico che quello è il più potente e più piccolo, il giorno dopo ce n'è un altro. Beh, però questo non è soltanto un fatto di consapevolezza individuale e di intervento dei singoli, è anche una dimensione politica che è importante, che va tenuta presente. Perché quel fattore 10 nell'impatto in termini di emissione di carbonio a parità del consumo elettrico è proprio la fotografia di una dimensione dell'effetto delle scelte e quindi anche della possibilità. Certo che se diciamo ormai siamo avviati a catastrofe, ma non è vero, non abbiamo tanto tempo. Ma ancora ce la possiamo fare, e quei grafici dell'IPCC lo indicano, cioè ti dicono che ci sono tanti scenari che portano in molti casi a una situazione incredibile, perché un aumento di 5-6 gradi della temperatura media, che poi vuol dire fenomeni estremi, vuol dire che non è che da tutte le parti aumenta la temperatura di 5 gradi, quindi ci saranno solo le fasce equatoriali che chi se ne frega e metteremo le palme in Inghilterra. Non funziona così il riscaldamento globale, non è un fenomeno omogeneo, è la perdita di un equilibrio, e quindi è catastrofico per tutti, anzi ancora più per i posti freddi, per i ghiacciai, per il polo, eccetera. Quindi i tempi secondo me ci sono, ed è questo il bicchiere mezzo pieno che va visto, per cercare di riempirlo ancora di più, mettendoci magari una nocciolina. Vorrei ringraziarti di nuovo per il seminario, per aver risposto a tutte queste domande. Grazie ancora.